Amici sportivi, amici fantallenatori, buongiorno, bentrovati dal vostro veterano del fantacalcio. Come sempre restiamo connessi con gli sviluppi di calciomercato. È arrivata l'ufficialità, è già arrivato a Roma, parliamo di Marco Santonio, giocatore della Lazio, giocatore già interessante anche a livello di fantacalcio, senza esagerare come al solito con questo tipo di giocatori, ma andiamo a conoscerlo un po' meglio per avere anche noi tutte le informazioni dedicate al tema calciomercato e fantacalcio. Prima di partire, come sempre vi ricordo, iscrizione al canale, obiettivo dichiarato del canale 10.000 entro quest'estate, e se volete, se potete, abbonatevi al canale perché avrete grandi vantaggi, vedi guida strategica, vedi app di Magic Goal con funzioni premium e vedi tutti i file del veterano, file dedicati per tutti gli amici fantallenatori. Andiamo a conoscere questo giocatore brasiliano che per tanti anni è stato in Ucraina e poi è appunto scappato post guerra ucraina, giocatore brasiliano di 22 anni, classe 2000, giocatore non molto alto, 1,66, il piede preferito è il destro, posizione di campo mediamente quella di centrocampo, ma non disegna anche come trequartista o anche come difensore all'occorrenza, ma comunque diciamo che il suo ruolo è regista. La maglia preferita, il numero di maglia è il numero 8. A livello di rendimento con lo Shakhtar in totale ha fatto 101 presenze, in totale 9 gol e 5 assist. Ha fatto anche presenze con l'Under 23 brasiliana e con l'Under 20 sempre brasiliana. Con l'Under 23 ha fatto 2 presenze, con l'Under 20 ne ha fatte 11. È un giocatore che, come detto, è molto interessante, credo di più a livello di calcio, ma vediamo un po' nel dettaglio qualche informazione in più su questo giocatore brasiliano. Nuovo acquisto della Lazio, centrocampista completo, in possesso di un'ottima tecnica di base, piccolo fisicamente, questo è vero, ma molto veloce e rapidamente, e può giocare da centrale a 4 o anche come mezzala a 3. Grazie alla redazione che ci dà il supporto di tutte queste informazioni, fino al 2019 giocava nell'Estoril Praia, poi viene acquistato dallo Shakhtar, che l'hanno visto tramite i loro scout in 3 anni, 69 partite e 8 gol con lo Shakhtar. Consigli per l'asta li vediamo tra poco, parliamo appunto di un giocatore sicuramente interessante a livello anche atletico, acquistato dalla Lazio per 8 milioni di euro più 2 di bonus. È un giocatore che gode di tecnica individuale importante, ottima visione di gioco, è un regista, come detto, che con l'occorrenza può anche fare la mezzala o il trequartista. Nei piani della Lazio, nei piani di Sarri, andrà a sostituire Lucas Leiva, che come sapete non ha rinnovato il contratto. Il brasiliano è un profilo perfetto perché è giovane, ma allo stesso tempo con grande esperienza a livello internazionale con lo Shakhtar. Ha fatto in totale 101 presenze, mettendo segno 9 gol, e sappiamo quanto la Lazio sia attenta a questi tipi di giocatore, andando a spendere poco il giusto per cercare di acquistare quello che è funzionale per gli schemi di gioco dei mister che man mano si succedono sulle fila della Lazio. Marco Santonio è nato a Bocoeche, nello stato di Bahia, brasiliano, ha iniziato a giocare nell'Atletico Paranense, ma di fatto con questa squadra non ha quasi mai giocato perché è stato visionato dagli scout dello Shakhtar, che hanno deciso di portarlo subito in Ucraina, diventando un tassello fondamentale per tutti gli allenatori dello Shakhtar e poi rendendosi protagonista anche in Europa. Una prestazione di livello fu quella della vittoria dello Shakhtar 3-2 contro il Real Madrid, davanti a proprio a Vinicius e Rodrigo, suoi ex compagni ai tempi delle giovanili brasiliane. Con la Seleção, come avete visto, ha fatto l'esordio con l'Under 23, con l'Under 19, non ancora con la nazionale maggiore. Marcos Alonso è stato imprescindibile per De Zerbi, che lo ha schierato praticamente sempre in mezzo al campo nel suo 4-2-3-1, e nei momenti drammatici della guerra in Ucraina Marcos Antonio con i suoi compagni brasiliani dello Shakhtar è rimasto bloccato diversi giorni dentro l'hotel di Kiev, così come Roberto De Zerbi e il suo staff. Poi è riuscito a fuggire, è fuggito in Brasile, dove ha continuato ad allenarsi, ha continuato a postare storie sui suoi social, anche di suo figlio, è giovanissimo, 22 anni, 13 giugno, ma ha già un figlio e come dire interessi a quello dei viaggi, e tra poco avremo la sua foto anche davanti al Colosseo. Quindi buona prestazione per lui, buona prestazione per il calciomercato della Lazio come sempre. Ma cosa fare all'asta di fantacalcio? Vista la tipologia di giocatore, potrebbe essere un ottimo quarto slot in leghe a 8, sicuramente sì, anche in leghe a 10, in leghe a 12 potrebbe essere addirittura un terzo slot, ma ci sbilanciamo un po' troppo. Stiamo che rimane anche lui quarto slot in leghe anche a 12, andando a spendere veramente poco. Diciamo che il suo range potrebbe essere tra il 2 e il 3% in base ai modelli di fantacalcio, però diciamo quarto slot come linea ideale, e magari sì, anche quinto come leghe 8, e 2-3% come linea guida a livello di spesa. Un ottimo giocatore da tenere come rincalzo in caso di terza richiesta, o come panchinaro appunto in caso
di sostituzioni durante il match. Un abbraccio a tutti voi, buon fantacalcio a tutti, a presto da veterano, ciao ragazzi!